Cari amiche, cari amici, salve. Io sono Renato Speciale, registro questo video come attivista del Movimento 5 Stelle. Spero troviate questi pochi minuti di questo video per seguirlo perché realmente è molto importante, almeno per gli abitanti qua della nostra zona dell'Interland di Canicattì. Il problema che affronterò e dimostrerò è quello della chiusura dell'unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale di Canicattì. Questa denuncia come Movimento 5 Stelle l'abbiamo fatta a settembre dello scorso anno, quindi settembre 2015. Da quel momento tutte le forze politiche della zona, extra Movimento 5 Stelle chiaramente, hanno cominciato a sentenziare, dichiarando sui giornali, nelle TV, che noi eravamo dei visionari, dei pallonari, addirittura hanno pure detto che ci denunciavano per terrorismo televisivo. Comunque, la calma poi ci porterà a capire il dopo com'è finita. Questo video servirà appunto a questo, a ripercorrere passo passo quello che è successo, dalla nostra denuncia, alla loro dichiarazione e alle novità di oggi, che la terapia intensiva cardiologica di Canicattì realmente chiude. Quindi, piano piano inizieremo con tutto. Però desidero aprire una piccola parentesi. Io sto intervenendo sì come attivista del Movimento 5 Stelle, però lo ammetto, faccio una pubblica autodenuncia. C'è molto interesse privato in quello che dichiarerò, in quello che sto dichiarando, perché se io realmente sono vivo e sono qui a parlare a voi, devo dire grazie di cuore, cardiologica di cuore, a tutto il personale, dal medico all'infermieristico del reparto di cardiologia di Canicattì, perché se il sottoscritto è qui a parlarvi, è ancora su questa terra, deve dire grazie realmente a tutto questo personale che è professionale e particolarmente umano. Quindi questo reparto che realmente serve, è molto importante per la collettività, io l'ho provato sulla mia pelle e spero che altri abbiano le stesse possibilità, non bisogna imbarcarsi in strade lunghissime e magari rimetterci la pelle. La civiltà ci porta ad avere il diritto alla salute e alla vita. Comunque, iniziamo con quanto dichiarato all'inizio, di questa vicenda, quindi settembre dello scorso anno, dichiarato dall'onorevole Matteo Mangiacavallo, deputato ARS del Movimento 5 Stelle. Da cosa è stata dettata la visita che ha compiuto stamattina l'onorevole Mangiacavallo all'ospedale di Canicattì? Beh, è una sollecitazione che arriva dai gruppi locali, dal gruppo Canicattì in Movimento e dai tutti i gruppi che si trovano nell'Interland del comprensorio di Canicattì. Stiamo parlando di Naro, Camastra, di Campobello di Licata, di Ravanusa, di Grot, Ragalmuto, insomma, una realtà ancora più vasta in cui tutti i gruppi locali si sono riuniti e hanno detto che c'è un problema all'ospedale di Canicattì, attenzioniamolo, andiamo a vedere un pochettino, verifichiamo di presenza quello che c'è. Cos'è emerso da questa visita? Beh, intanto, devo dire, io ho visto altre strutture anche in provincia di Agrigento e l'ospedale di Canicattì è un piccolo gioiellino da un punto di vista soprattutto umano, perché il personale, seppur sottodimensionato, perché stiamo parlando di un personale che si trova a lavorare in condizioni estremamente difficili, si sacrifica e fa egregiamente il proprio lavoro. Quindi abbiamo rilevato, e questa è la cosa più grave in assoluto, che il reparto della cardiologia, terapia intensiva, sarà probabilmente chiusa. E questo a noi ci preoccupa come cittadini, ci preoccupa come gruppo del Movimento 5 Stelle, e su questo sicuramente, su queste e altre tematiche, organizzeremo a breve una manifestazione popolare per coinvolgere anche la gente, perché la gente, ovviamente, senza il supporto della gente noi non siamo nessuno. Sappiamo benissimo che i problemi, quando ci sono, se non vengono evidenziati, non vengono sottoposti all'attenzione, e questo è un lavoro che fate egregiamente anche voi della stampa, non si risolvono o probabilmente sono oggetto di attenzioni particolari. Quindi sicuramente l'attenzione della gente sarà uno stimolo in più per arrivare alla soluzione dei problemi. Questo è quanto dichiarava l'onorevole Matteo Mangiacavallo in televisione, quindi cose che lui ha detto in una determinata data, quindi stiamo parlando di settembre 2015. Da quel momento, signori miei, si è scatenato l'inferno. Dichiarazioni
Ed erano anche normali quelle del direttore dell'ASP, dottor Ficarra, quello è un uomo di ufficio, un amministrativo, un amministratore che deve rispettare ciò che la politica gli toglie, quindi dice il mio bilancio è questo, quindi tolgo, però negava la realtà delle cose che l'UTI ci stava per chiudere. Dichiarazioni della politica, l'allora sindaco Corbo, è uno spettacolo sentirlo e lo sentirete. E tale dottor Cane del Partito Democratico, e quindi se nomino questo partito è chiaro che sto parlando di persone che fanno esclusivamente gli interessi dei cittadini, quindi ci ha dato anche lui dei visionari, dei pallonari e via discorrendo. Ripeto, sentite queste dichiarazioni, poi vediamo come oggi siamo combinati. Per quanto riguarda invece l'UTIC, l'unità terapia intensiva coronarica, cosa dice il direttore? Anche qui sono barzellette e io dico o la gente è ignorante o è in malafede. Beh, ignorante a livelli che non sa leggere, perché come ho detto più volte in tante sedi, noi l'abbiamo inserito nell'atto aziendale. Il governo lo ha inserito nella rete approvata col decreto 46, per cui posso capire l'uomo della strada, ma l'uomo che rappresenta le istituzioni, chiunque esso sia, e non mi rivolgo a nessuno in particolare, può prendersi il decreto assessoriale 46 e vedere quello che c'è scritto sulla rete ospedaliera, prendersi l'atto aziendale approvato in uno con i sindacati, in uno con tutti i massimi dirigenti dell'azienda e vede quello che c'è. Per cui io non capisco perché si fa questo, diciamo, allarme sociale, che poi voglio ricordare a qualcuno che procurare allarme sociale a volte può configurare un reato. Devo dire che in questo non posso che ringraziare anche il sindaco di Canicattì, probabilmente perché è anche un operatore sanitario e sa le difficoltà in cui ci muoviamo, ma ha quella sensibilità che gli permette di capire quello che noi stiamo facendo, a differenza per esempio dell'onorevole Mangiacavallo. Stamattina dai vertici della sanità provinciale Albero Lombardo testimonia come ci sia una particolare attenzione verso i problemi che attanagliano il presidio ospedaliero, dei quali peraltro lei si è sempre attivato. Allora, per dire la verità, questa visita istituzionale l'abbiamo concordata insieme con il direttore generale, il dottore Ficarra, anche perché dico, è all'occhio di tutti il mio interessamento per il presidio ospedaliero di Canicattì, alla luce che a me interessa prima di tutto dare servizi migliori non solo all'utenza di Canicattì ma a tutto il comprensorio. Oltre al comprensorio della provincia di Agrigento, noi abbiamo anche utenza che viene dalla provincia di Caltanissetta. E con la presenza oggi del direttore generale, con i massimi vertici, il direttore sanitario, il dottor Lo Bosco, il direttore amministrativo, il dottor Lombardo e il dottore Seminario come referente provinciale dell'AG1 di Agrigento, di Canicattì e Licata, significa che l'attenzione è molto alta nel riguardo del presidio ospedaliero di Canicattì e insieme noi dobbiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati perché già la nuova rete ospedaliera è stata quasi in parte approvata da parte dell'assessorato, di cui noi avremo altri servizi importanti sul nostro territorio, di cui daremo anche al presidio ospedaliero di Canicattì le eccellenze di alcuni reparti fino a che oggi non abbiamo avuto, per cui dico c'è stato sempre da parte mia, anche da parte di chi mi ha collaborato in prima persona oggi, che mi sta collaborando in sinergia il Presidente del Consiglio Comunale di Canicattì, Ivan Drupia, perché quello che a me interessa prima di tutto è dare delle risposte concrete, non chiacchiere inutili come qualcuno vorrebbe evidenziare e far passare messaggi negativi. Noi lavoriamo nella concretezza, non in astratto, e la dimostrazione è quella della mia presenza sempre assidua nelle presenze maggiormente dove a me interessano dare le risposte più plausibili e più essenziali per i presidi ospedalieri, non solo di Canicattì, ma di tutta l'intera provincia della provincia di Agrigento. Quindi muovere tutte le pedine per risolvere le criticità di questo ospedale. Vabbè, questo già è fondamentale, anche perché dico in sinergia significa lavorare per tutti i vari presidi ospedalieri che attanagliano le problematiche della provincia di Agrigento. Vedo che l'interessamento da parte del direttore generale è ampio e sono convinto che si andranno a risolvere tutte le piccole problematiche che possono attanagliare tutti i presidi ospedalieri, alla luce che già ci sono anche già dei procedimenti avviati che sono quelli degli incarichi al pronto soccorso, ma nello stesso tempo stanno per tentare di dare anche gli incarichi sia di ausiliari e anche di infermieri, anche andando a mettere delle pedine fondamentali nei vari reparti dove noi abbiamo carenza di personale. Sulla vicenda legata all'UTIC, l'unità di terapia intensiva coronarica del reparto di cardiologia del Brolo Lombardo, ultimamente si è fatto un gran parlare. Come stanno effettivamente le cose, dottore Cani? Va via o non va via l'UTIC?
Del regresso per la domanda, però prima vorrei precisare una cosa di carattere generale. Siccome parliamo di strutture molto delicate, fare terrorismo televisivo non serve a nessuno, non serve a questa città, perché questa città ha bisogno di fare cose per la popolazione e per la città. Non so che questa notizia che gli ha data, non ho idea, anche perché lui cita l'assessore alla sanità, non capisco che cosa c'entra l'assessore alla sanità, per farla breve. L'utile che dica Nicattì non se ne andrà, non se ne andrà perché chiunque può andare a verificare i documenti dell'ASP, apre il sito dell'ASP e va a verificare se l'UTIC se ne va o meno. Ora, siccome io chiedo cortesemente a tutta la città e a chi fa minimo di politica di informarsi prima di dare le notizie, perché io mi sono informato, ovviamente è una cosa pubblica, basta andare sul sito dell'ASP per dire che l'UTC di Canicattì, con tutto quello che significa, con le salvavita, con non se ne va fino a prova del contrario, perché è in una pianta organica già approvata non solo dalla regione, dalla commissione della sanità, ma anche approvata anche dal governo nazionale. Grazie. Brevemente, la sua è una fonte attendibile, dottore Cani? Se vuoi gliela dico. Io ho parlato sia con l'assessore che con il direttore generale dell'ASP, sia con il dottore Vicarra che con l'assessore alla sanità, e tutte e due cadono dalle nuvole, tanto per dire le cose come stanno, tanto che il direttore generale Vicarra ha detto vadano sul sito e vanno a controllare. Quella è la mia fonte. Credo che la fonte è nella massima trasparenza, chiunque clicca sull'ASP e va a vedere se l'UTIC di Canicattì se ne va. Questo però lo dico a chi ha dato, non al professore Di Natale, che io rispetto perché lo conosco da una vita e lo rispetto, ma a chi ha dato la notizia, prima di dare la notizia, cortesemente tutti, così facciamo un bene alla città. La verità, secondo me, paga sempre, la confusione no. Sarà, ma io un po' li trovo anche divertenti queste dichiarazioni, perché non stiamo dicendo una cosa per un'altra, non stiamo agendo, come denuncia il dottor Cani, da disinformati, vi stiamo proponendo ciò che loro hanno detto con la loro faccia sul video, anche su dichiarazioni a mezzo stampa. La realtà di oggi, e noi siamo tornati alla carica, abbiamo ricostituito il comitato di protesta contro la chiusura dell'UTIC. La verità è una, che con delibera 496 del 20 aprile 2016 è stata disposta la chiusura del reparto di unità terapia intensiva cardiologica del Barone Lombardo di Canicattì. Noi eravamo i visionari, loro erano quelli che si informavano, a vantaggio di chi? A vantaggio di un governo bandito che sta tagliando da Roma a Palermo tutti i fondi sulla pelle dei cittadini. Bene, questa cosa noi non la digeriamo, noi la combatteremo, e come Movimento 5 Stelle non solo, ma anche come semplici cittadini, perché io sto intervenendo come cittadino interessato alla situazione, al problema cardiologico di questa zona in esame. Dobbiamo combattere, quindi unirci. Quindi vi prego, seguiteci nelle iniziative che andremo a fare, scordatevi il Movimento 5 Stelle o cose varie, guardiamo quello che è la nostra salute, il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Arrivederci alle stelle, ciao.